insieme a me, muovendo abissi di perché. Sera insieme a te, scacciando fughe dai tuoi ma. Soli siamo noi in questa notte, quando ormai l'ombra fugge già fra neutri e neri, e poi chissà. Ci fosse ancora un solo tabù, ancora un piccolo perché, l'ombra lunga di un totem, la vergine fanciulla, il mio fucile ad aria compressa, un sogno, un velo, una speranza, una visione, un rischio, un inganno, un volo, un soffio, un urlo, rifiuto inutile. Incarto caramelle di uva passita, con sensazioni semplici, e il fascino del brusio mi spinge lontano fino all'attimo che colsi, morbida, perlata e di rugiada, forse le labbra, forse le bacche rosate al culmine dei semi. Incarto caramelle di uva passita con sensazioni turbolente, e lo struscio di carta contorta mi spinge lontano fino ai giochi tra i muschi, morbida in un taglio di luce, forse le dita, forse le labbra rosate al culmine dei sensi. Incarto caramelle di uva passita con sensazioni allucinanti, e lo sfascio di stagnola stracciata mi spinge lontano fino al soffio spinto, morbida, domani all'alba, forse una rete, forse le dita rosate attanagliate al collo. Dalla raccolta davanti al tempo, e sento bestemmiare il cielo, e sento l'aria pungermi la carne, e sento quel malvagio gallo in vicinanza di morte di Cristo ricordarmi il tradimento. E suona ancora la mia campana, e suona ancora sulla mia pelle vive le sinfonie di quei silenzi d'alba, ma ora mi riporta il primo sole la sola angoscia di sentirmi osso.
dalla raccolta io fui immortale, eppure sì. Eppure se tu fossi stata violata, il vicino di casa maledetto, nel fatato mondo di innocenza, tu, come madre baldracca del figlio di puttana, tu fossi stata come vergine immolata nel tempio d'Efeso, tu fossi stata violata come gazzella indifesa dal branco di lupi, tu fossi stata violata nella grotta pollaio, come una preda soggiogata dall'amico di famiglia. Tu saresti rinata tra le mie braccia di pescatore d'emozioni, incubata in tenero affetto, oltre ogni attesa, alitata dal vento del sud che cancella le orme maledette dei tanti vigliacchi stupratori. E non potresti perdermi. Io sono vento, io sono forza, io sono crudo esempio di follia. Spingimi nei tuoi dilemmi di lupa insoddisfatta. Nessuno avrà il tuo scalpo. Modifica il tuo stato, rimuovi l'occupato e vieni al sole. Eppure tu mi chiederai di muoverti tra i petali gialli di quei cespugli sbocciati ieri nel bosco delle nebbie dense, un di rifugio per i tuoi fantasmi. Eppure tu mi sceglierai Caronte, di quel naviglio a punta gialla, traghetto d'incoerenza fermo da ieri sul turbine torrente delle tue antiche trepidazioni. Eppure tu ti mostrerai distesa sul tuo divano verde, accanto al fuoco, mostrato ieri, per vivere la sfida alle donnine nude sensuali sul canale 900. Eppure tu mi spingerai a rompere la porta dalla cornice verde a guardia del tuo letto, dipinta ieri per le tue nuove notti di baldoria, ingresso a inviti, oppure tu mi incanterai col tuo dilemma a penna verde, qui tutto o niente, scarabocchiato ieri sul fronte dello scrigno dove è mistero la tua complicità. Il tuo destino è detto, il mio destino è udirlo.
tutta la raccolta, erotismo sì. Essere donna non basta. Essere donna non le dà pace, quando è la strada che attizza il suo per ora. Nembo che sbuca e offusca tra filiformi steli di ginestre apparsi, arditi, nel lembo, in masso, del suo torrione sulla rocca. E lei vorrebbe fiato caldo, tra la guancia e il collo, mani indecenti a superare ostacoli, dalle ginocchia al breve tratto dove concentra osceni paradisi, osceno e paradiso. Il ruvido pigiare sul suo perduto senso del reale. Enfasi immacolata, sbaraglia il trucido e bivacco, ma lei non gode. Davanti al tempo. Fingiamoli coriandoli, questi brandelli di giorni. Stelle filanti, queste ossessioni di vano. Fracasso nella stagione onnivora del forse voglio. Andavo a braccia alzate, scalzo, occhi nel manto di nebbie, di sorrisi e di ricordi, pirata senza zaffi per sirene. E Gilda lì. Cosciente d'incoscienza, l'amore si degnava di aspettare. Io fui mortale, giovane apache. Scriverò di te innocente, giovane apache, dalla lunga chioma di grappoli d'uva rossigna, tra le fiamme dei tronchi ardenti sfavillanti,
una notte di cielo deserto, deserto nel cuore del deserto. Penserò alla tua malinconia, giovane Apache, d'attesa e di passioni, con occhi memorie, memorie affastellate, sopra i fumi dei tronchi assopiti, nelle notti di cielo deserto, deserto come il cuore del deserto. Amerò gli sguardi squillanti, giovani Apache, per la felice follia di silenziosi sorrisi, sorrisi all'ombra di tante chimere, dentro ai profumi dei tronchi spenti dalla mia ombra, ogni notte di cielo deserto, deserta, più del cuore del deserto. Dalla raccolta la mia vita mai vissuta, innanzi la tempesta. Un altro giorno si allontana, è vero, ma tornerà. Se solo avvolgo il mulinello dei miei ricordi senza nome, stretti in capitoli numerici. Passivi segreti serbati da una pass di 7 lettere e di 5 numeri. Dopo 3 mesi avanza una tempesta. Sento correnti d'aria fresca lambirmi le caviglie e vedo, immagino, vedo legioni di zanzare volare verso il ceppo d'alberi. E vado, immagino, vado da lei che mai non fugge in cerca di un riparo. Ho voglia di nudarmi, uscire per mezz'ora a cielo aperto e poi vociare a muso duro. Fulminami, io sono pronto. Colpisci al basso ventre creando un rombo, tu che scuota gli assonnati. Soffro dilemma tra luce e buio, Ignazia, la tempesta. Avanza e smuove il casco di banane sospeso alla trave del terrazzo. Procede variando ombre intorno alle pareti della stanza per l'oscillare del lampione sulla strada. Nemmeno il tempo di capire l'attimo, fenomeni aumentano l'intensità. Se solo avessi modo di incontrarla, bagnami, affrontami. Tu passerai, io resto. Oppure sarò un vento di tempesta.
rimbomba, rombando, lontano, in deviazione verso la valle degli uomini ottusi, che non sapevano competere. Eppure, Cenerento ha perso scarpetta di cristallo in fuga verso casa a mezzanotte, lasciando traccia al principe dei sogni. Dalla raccolta alla mia vita mai vissuta, Ignazio Incendio. Sortileggio di malefica bellezza, giovane, mi pose nel frutteto dell'Eden, al bordo discendente, tra folto bosco di pini resinosi e poche zolle fitte di ciliegi, nell'ansia del torrente, carichi di frutti. Anatema d'insulso guardiano, vergine, volle che io fossi un fermo immagine, complice silenzioso per giorni, notti, ore, lontano dalla luce delle sue umide ombre scolorite, del grande slam del verbo voglio. Nemesi storica mi cantò nel petto, smisurato, come colpo di doppietta, appena appena un soffio di esuberanza mi spinse, le gambe appollaiate, segreto aiutami, in fuga sul ramo di ciliegio, la bacca tra le labbra. Troia fattrice delle mie bestemmie, deflagrazione di foreste, la folgore che sfregge i tronchi, Ignazio. L'incendio. Poteva spegnerti con una bambami, l'ultimiccia candela a stoppio, se solo la fiamma non fosse nata cieca. Thank you.
Dalla raccolta Erotismo sì, il brivido più lungo. Ti vedo seduta ogni giorno, una mano gingilla tra i riccioli accarezzandoti la gola. Il cavalletto attende le curve, le tinte, le forme. A volte una coda di auto rallenta il percorso del bus. Ed io ti guardo fremere per un attimo più lungo. Ti voglio sdraiata una notte, una mano gingilla sul mio petto, accarezzandomi innocente. Il calice attende le bollicine dello sballo, a volte un sorriso ferma del tutto il tempo, ed io ti guardo nuda prima del brindisi più lungo. Tunnel dietro la curva, un attimo e tu già mostri, ha vinto il prima con il dopo. Il buio mescolerà per noi il sogno e la realtà. A volte, stavolta, vincente è la passione e tu mi inviterai al brivido più lungo. Thank you.
mai più nessuno lo chiamerà così. Per te nessuno lo soffrirà così. Nessuno mai saprà cosa sei per me, ma forse il tuo cuore sa che vivo per te. Se tu conosci il mondo, tu conosci me. Cantante chitarrista Ugo Calize, e la canzone si chiamava Non è peccato. Grazie, non l'abbiamo provata questa qua, però è peccato, ma non è, ma questa è del 58. Allora, se per gli anni 70 se ne parlerà l'anno prossimo, per gli anni 50 non so come faremo. Vorrei tornare un paio d'anni indietro anche con l'età, ecco, per poterveli cantare, ma comunque vabbè, non fa niente. Era bella, scusa maestro, faccio solo un accenno. Se ti suoni, ti suoni che fai, non è peccato. Questo era per il programma, ma noi avevamo preparato una canzone di Nico Fidelli, che era un altro boom degli anni del 1961. Ti voglio cullare, cullare, posandoti su un'onda del mare, legandoti a un granello. Così tu nella nebbia più fuggir non potrai, e accanto a me tu resterai. Ti voglio tenere, tenere legata con un raggio di sole, così col suo calore. Tu fuggirai e nella notte ti perderai, e sola, sola, sola nel buio ti chiamerai. Ai, 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 ai. Ti voglio cullare, cullare, posandoti su un'onda del mare, legandoti a un granello di sabbia, così tu. Ospite del salotto di Tele Ischia questa sera è Nicola Pantalone. Nicola Pantalone lo conoscete tutti, ma stasera non sarà solamente in veste di cantante, ma sarà un po', diciamo così, il menestrello per noi, perché da una parte ci canterà delle bellissime canzoni in un video che abbiamo realizzato qui nei luoghi di Ischia, dall'altra parte ci parlerà anche della vita che si svolgeva in quei luoghi negli anni 60. E poi, essendo
Nicola, un appassionato di cultura in generale, ci farà anche da lettore. Leggerà alcune poesie di una raccolta che si intitola Un'isola, Ischia, un'isola di poesia, che raccoglie appunto alcuni poeti che insomma si sono uniti in questa iniziativa e hanno pubblicato le loro liriche. Tra l'altro, uno di questi poeti, Luciano Somma, ha realizzato anche una canzone con Nicola, Ci sono giusto? già due Già due. canzoni, Vogliamo sì. parlare di queste canzoni prima di affrontare poi di petto la lirica? Ma una di queste è una canzone d'amore, naturalmente. Il solito che viene abbandonato non la trova più e quindi resta male. Ma la seconda invece è una canzone un poco più, diciamo, attenta, perché considera che tutta questa vita che noi viviamo tutti i giorni è un po' una guerra. E allora, vabbè, la sentiremo poi quando sarà il momento. Voglio dire che sono stato, molto probabilmente voi avreste voluto un attore a recitare queste poesie, e io sono stato un po' costretto da averla qui, non si può dire di no. Però comunque non mi considerate uno che vuole leggere le poesie, guai. Io sono un cantante. Vabbè, ma comunque Sono in anche la prestito. poesia l'hai dato prova, proprio perché comunque L'amo moltissimo, sei l'amo e la attento. rispetto. Difatti, ho letto un momento queste poesie di questi bravissimi, moderni poeti e vedo che veramente c'è una qualità altissima, Per cui sono contento di leggerle, ma non sono così bravo, Allora, ecco. non fare il modesto. Allora, nella seconda parte invece del nostro programma andrà questo video che abbiamo realizzato con Nicola. Questo video fa tappa in quelli che sono stati i luoghi mitici degli anni 60. Poi lo vedremo insieme. Intanto volevo che Nicola così brevemente ricordasse quell'atmosfera. Sì, più che altro i locali notturni, perché io ho iniziato nel 1958 a cantare, un po' come Peppino Di Capri, solo vabbè, lui ha avuto un altro tragitto umano e di grande professionalità. Io sono stato un piccolo grande professionista, nel senso che continuo a lavorare anch'io e lavoro con soddisfazione. Abbiamo visto i luoghi della memoria. Cioè, per esempio, i locali belli, dopo lo vedremo. Me ne sono dimenticato uno, veramente, il locale in cui ho suonato anche, in cui sono stato veramente felice di suonare, ed era il Bikini Club di Schiaporto, dove c'è adesso lo Yacht Club. Lì c'era un bellissimo locale, meraviglioso, dove ogni sera 400-500 persone venivano, ascoltavano musica, ballavano, e poi alla fine si andava a mangiare da boccia il pane con la mortadella, bello Però, caldo, e insomma, questi sono attenti ricordi, anche alle cose cioè, e come no, e buone. come no. Senti, Nicola, le parole di una canzone molto spesso sono vicine alla poesia, che pensi? Non tanto, io penso che la poesia sia veramente distinta. Ci sono alcuni compositori di versi che possono essere musicabili, che però sono sempre un po' costretti a non essere poesia veramente perché c'è la musica che li costringe a camminare in un certo verso. La poesia è altra cosa, la poesia è filosofia pura. E invece poi la musica condiziona dei versi che possono essere anche bellissimi. Vogliamo leggere allora qualche poesia da questa antologia Ischia, un'isola di poesie, in modo da dare proprio prova che tu non sei solamente un bravo cantante, ma anche un bravo No, io attore. ci provo, ma togli quel bravo Partiamo e togli allora. pure l'attore, che alla fine, insomma. Leggo un po' di fogli qui da leggere un po' di poesie. Questa qui sono due poesie di Roberta Panizza, una brava, bravissima poetessa trentina. Pensate. Che già mi bel crepuscolo di sogni in questa notte d'ombre senza luna. Scivola il suo canto antico il vento su dune di pensieri lasciati bianchi ad aspettare. Qui c'era il sole. Ed è un sussurro di silenzi in lenta ascesa, il tepore lieve su questo inerte fiume d'onde. La terra calda ancora sorride, se solo ancora durerà il ricordo. E questa si chiama Notte di deserti. Ora c'è un'altra che si chiama Tra Capri e Sant'Angelo, sempre di Roberta Panizza. Sorridi a queste onde antiche, l'eterna patria di marinai senza paura. Tu che viaggi sempre ai vortici del nulla e non sai chimere per la chiglia, le schiume d'arcobaleni e le incerte scie di luminosa pace.
Rinunci al guado in questo attimo di luce, ma non ti celi. Per chi ti cerca, urli come brace. E questa è Roberta Brava, Venezia. Molto brava. Senti, davvero. Nicola, ti volevo chiedere, facendo poi un po' avanti e indietro tra questi due nostri temi, no? Certo. Quando voi eravate, diciamo, molto giovani, c'era questo grande entusiasmo per la cultura, voi vi davate molto da fare. Che cosa, come vedi, diciamo, il paragone con le generazioni attuali? Ci vedi lo stesso interesse? Senti, io non intendo fare questi paragoni, sai perché? Perché si è sempre detto che ai miei tempi andava meglio. E invece non è così, secondo me. Il mondo cambia, le usanze cambiano. Sicuramente non cambiano i giovani. Per cui i giovani hanno questa grande disponibilità ad apprendere, ad amare la cultura, ad amare la comunicazione. Ora dipende dalla comunicazione, dalla cultura, se riescono a farsi amare dai giovani. Per cui io non dico che, io penso che i giovani di oggi siano dello stesso livello, se non migliori, dei giovani di ieri. È che bisogna vedere il messaggio che gli si manda, a che livello sta. Allora, continuiamo con la nostra carrellata di poesie. Che cosa hai lì? Ho un Bruno Mancini, non so se lo conosci, ma non vogliamo parlarne, che ha scritto due cose meravigliose, secondo me, anche perché è mio amico e quindi... Non è vero, sono veramente belle. Una si chiama Davanti al tempo. Vanire in dolcezza di forma, sospesa apparenza, nel gorgo di volute fughe è l'ultimo ponte. E tutto si genera nuovo, sparso tra fossili, addii. Poi l'ombra assorbe. Ora che odi lo schiudersi dell'albero, stimoli, palpiti, inganni. Acuminata nullità, passione senza pensiero. Un'altra ancora? Sì. Come si intitola? Hai visto che poi non sono così un bravo, bravo, bravo attore, ma comunque. Sei bravo, dai. Quel giorno avrai 20 anni. Quel giorno avrai 20 anni e non vorrai più niente oltre la mano della tua bambola di pezza che ti accompagni invisibile e muta. Invisibile e muta. Dal primo chicchirichì del primo gallo, dal primo spiumacciare del primo canarino, dal primo sbiadire della prima stella. Le stelle, il gallo, il canarino. Lasciatemi pensare a questo giorno. Avrà l'età di una sorgente e il tuo futuro vorresti forse fermo? Fermo nel bacio sulla guancia dall'orsacchiotto bruno che ti avvicina maestoso e fiero. Maestoso e fiero, dal sapore di 1000 profondi graniti, dall'odore inebriante di tutte le radici, dal chiarore trasparente della purezza. Graniti, radici, purezza. Aiutami a capire questo giorno. Quel giorno sarò la luce, di fianco, in alto, sopra e sotto, la bambola di pezza e l'orsacchiotto bruno, di fianco, in alto, sopra e sotto, le stelle, il gallo, il canarino. Sarò graniti e zolle, radici e fiore. Sarò soltanto chiarore trasparente nel tuo sorriso. Avrai 20 anni e non vorrai più niente. Avrai l'età di una sorgente. Nicola, ma tu sei bravissimo. Bruno Mancini, bravissimo. Adesso leggiamo qualche cosa. Parola italianissima, acronimo delle nostre isole. Si tratta di un progetto culturale ideato dal poeta e scrittore Bruno Mancini con la direzione artistica di Roberta Panizza.
che stasera annetteranno la serata la cantante di Stato Libero e il maestro Mario Vivelli, che non è, purtroppo non è ancora presente. Ciao Rita, ciao, sei ritrovarti. Bene, anche a me. Allora sappiamo che tu sei di piano. Sì, sono di piano. Hai sempre desiderato cantare, ma questo che è stato possibile come ti esprimi tu nel secondo tempo della tua vita. Certo. Raccontaci com'è che hai cominciato a realizzare questo sogno. Ho cominciato a realizzare questo sogno quando ero ragazza, naturalmente, perché ho avuto sempre la passione del canto. Allora, tu hai sempre avuto la passione del canto, ma come ci hai detto spesso, hai cominciato a realizzare questo sogno nel secondo tempo della tua vita. Sì, si direbbe così. Comunque è bello iniziare in questa epoca della seconda parte della mia vita, perché mi ha dato la possibilità, Luciano Somma, di poter realizzare delle sue opere. Io dico opere perché sono delle poesie in musica, e ha creduto in me, quindi ho cercato di dare il meglio di me stessa a realizzare e quindi interpretare delle bellissime canzoni come Oltre il cielo, oltre il mare, e Adesso che vai via, che le ha sentite e quindi mi ha incoraggiato ad andare avanti con la mia carriera. E dopodiché ho avuto anche delle proposte abbastanza belle, cioè sto realizzando delle manifestazioni musicali. Ringrazio tutti i partecipanti, quindi ringrazio te Marina e anche la presidente Roberta Panizza e quindi la direttrice artistica e saluto tutti i componenti di questo meraviglioso gruppo. Mi ha dato questa possibilità di poter esibirmi e quindi allora i contatti sono stati, abbiamo detto, Luciano Somma, poi passiamo a Bruno Mancini con il progetto Renois, che mi ha visionata, ha visto le tue qualità e quindi ha invitato a partecipare a una serie di eventi. Sì. Andiamo avanti adesso, che adesso sto facendo il mio desiderio di realizzare un mio inedito e quindi a cercare di realizzare questa mia possibilità di poter fare un inedito, e ho fatto un CD, una compilation, dove c'è un brano che si intitola Io domani di Marcella Bella, però con un nuovo arrangiamento, e quindi penso che sia, ecco, una realizzazione di un progetto che possa essere un monito per poter realizzare anche delle cover, però in un modo un po' più speciale, cioè, perché ovviamente
la musicalità, la cosa, è personale, quindi io non, cioè, quanto tanto mi viene, ho il desiderio quindi di interpretare le mie canzoni a modo mio, quindi a modo della mia interpretazione. Esatto, parli mia. E piace moltissimo anche la canzone napoletana e sto collaborando con il maestro Mario Mirenghi, che ho conosciuto da poco, quindi stiamo facendo una collaborazione con chitarre, perché io suono anche la chitarra, quindi facendo delle canzoni melodiche italiane anche in versioni napoletane, perché ovviamente i classici napoletani sono abbastanza belle, quindi anche questo fa parte del mio progetto, realizzare un progetto, una cosa di musiche italiane, cioè un repertorio di canzoni italiane, anche italiane, melodiche italiane, insomma. Conosciamo un po' di più Rita Tuzia. Che cos'è per te l'amicizia? Per me l'amicizia è una cosa bellissima. Io vivo con gli amici, perché anzi soffro se per esempio vanno via oppure si allontanano, perché ovviamente io ripongo in loro la mia fiducia, la mia, anche perché l'amico ti puoi confidare tutti i miei segreti, tutte le mie cose, quindi per me è bello, insomma, condividere con una persona tutte le mie cose, tutte le mie aspettative, tutte le mie idee, tutte le mie cose un po' oppure anche pure personali. E, ovviamente le amicizie possono essere pure una delusione, che in effetti tu riponi un essere tutta te stessa, quindi riesci ad esternare tutta quella che hai dentro. Però bisogna anche ricevere, e quindi sperando che durino, perché io poi li soffrirei molto, perché sono così, io sono passionale, mi piace l'amicizia, per me è una cosa, un legame che poi se si rompe è tutto, è tremendo, e soffrirei moltissimo. Qual è la tua più grande paura? Bella domanda. La mia grande paura è di poter un giorno, cioè di andare, la mia paura è la morte, cioè non ci sarò più, e quindi questa è una mia paura tremenda. Poi la mia paura è di non riuscire a realizzare tutti i miei progetti, no? E, di avere il timore e paura di non poterla fare, anche quando per esempio canto, oppure se non riesco a fare una cosa come si deve, però c'è sempre quel timore, quella paura di non poter fare le cose. Rita, auguri. Grazie. E ti si ascolteremo volentieri stasera. Per me è un onore stare qui in questo meraviglioso Parco Verde che mi ha ospitato, e più tardi esibirò delle bellissime canzoni, delle bellissime melodie. Grazie cara. Grazie anche a te. Al frangere dell'onda solita cena.
al tuono dei torrenti azionati, al movimento sinuoso dei cordi, al battito delle dimenticanze. Mi poggio sul cuscino e mi sento medicina, con la testa e gli occhi chiusi, le ricordo le tue facce, ma tu non ci sei più, ed io non canto più, pensando sempre più, amore mio sei tu. Devo creare una canzone, dalle notti tra chianti come, comunque tardi ti vedi schiaffire, per un volume spiedito come il tuono. Ogni occhio sempre la cappellata, ogni cuore ancora classico, come i giornali di tanto tempo fa. Delle poesie di Bruno Mancini. In un carcere ammazzano un uomo. L'arco s'apre rotondo, lampade a coppe aeree badigli. Avanza un uomo dal fondo. Colonne reggono l'arco. Passa guardiano, badigli. Prende il suo posto di un'ora. Colonne reggono travi, s'alza e cammina. Silenzio. Conta le lampade passando. Pesta le colonne con forza, misura l'arco uscendo. In un carcere ammazzano un uomo. Buonasera. Questo nuovo spazio, le letture di Marina De Caro, mi piacerebbe iniziarlo con un brano di un racconto di Bruno Mancini, L'estate con la parrucca. Ischia, 1964. Introduzione. Non è mio compito dare chiavi di lettura per un libro che, non avendo avuto lo scopo di essere accettato, né quello di essere riconducibile in una qualsiasi logica, resta e vuole restare disarticolato, contorto e intrigante. Tuttavia, posso dire che in questa storia ho voluto sfumare contorni tra mitici emblemi, quali per esempio
essere ed esistere. Anche altri labirinti, altre parrucche, altre grotte, altri libri, altre soluzioni, altri intrighi, altri dubbi, altri nodi, ne hanno continuamente turbato il percorso, ma tocca a voi svelarli. Un piccolo consiglio, leggete lentamente per evitare indigestioni. A dopo. Dalla parte seconda, ecco l'inizio del capitolo 20. Ed io aspettavo che l'orologio della chiesa suonasse un'ora. E poi entravo, il cancello, il viale, il portone, le scale, e poi la vedevo, bellissima, immobile nella penombra, che non riusciva a nascondere il sorriso. La nostra notte si svegliava improvvisa in un bacio, in quel cercare profondità di passioni racchiuse, in un bacio, davanti ad una porta socchiusa, senza fine, senza passato e senza futuro, per qualche ora almeno. E poi varcavamo la porta, senza rumore, e la baciavo ancora, come la prima volta, piano, dolce, il viso, gli occhi, sfiorandola, fino alle labbra, e ancora fuggiva il ricordo di ogni cosa, svaniva, col cercare profondità di passioni racchiuse, e ci abbracciavamo, senz'altra volontà, e quella di vivere attimi uguali. S'apriva una vestaglia, restava nuda come la stanza, bianca, con un seno di bambina chiuso nel cavo di una mano. Ti amo, ti amo, ti amo, ti amo. Poi la baciavo, come la prima volta, gli occhi, le labbra, piano, dolce, sfiorandola. E tutte le parole più belle ritrovavano un senso, la forza di mostrarsi libere e vere. Una stanza in alto, a livello del ciuffo di un pino, sopra un giardino di rose, rivolta all'alba, vuota, piccola, bianca, con due finestre, sopra il pino e sopra la strada del giardino. Col percorrere insieme nella prima notte l'ultima serie di scale, ogni gradino, ogni parola, ogni sospiro, ogni sguardo, tutto. L'ultima volta, quando salì da solo, lei non c'era più nella penombra e non era più nella stanza, né in casa, né venne, né la vidi, né ebbi la forza di rimanere. Pronto, ciao, come stai? È successo qualcosa? Ieri sono venuto. Sì, sì, lo so, ma scusami, ho vergogna di dirtelo. Quando me ne sono accorta volevo prendermi a schiaffi io stessa. Ecco, mi sono addormentata. Quando non ti ho vista, ho avuto paura. Temevo avesse scoperto tutto. Non riuscivo più ad andare avanti. L'immaginavo dietro ogni porta, ad ogni angolo. Io, per aspettare, devo spegnere la luce. Altrimenti si insospettisce e non potrei salire di sopra. E così ieri sera mi sono addormentata. Avrei voluto darmi tanti pugni. Stasera? Sì,
la facciamo prima, mezz'ora prima. Una felice notte per tutti. Tu mi inviterai infine mia al brivido più lungo.